Oggi ho fatto la spesa da Esselunga e voglio appunto farvi vedere cosa ho comprato. Iniziamo subito. Ho preso la mortadella, questa romagnati con i pistacchi ed è molto buona. Qui ho comprato questo yogurt che lo compro sempre per le mie colazioni. Infatti ci metto un po' di frutta che ho a casa e frullo tutto e mi piace come colazione, la faccio spesso. Quindi lo yogurt non deve mai mancare. Poi ho preso delle bistecche di lombo, queste qui sono con il filetto, infatti ne sono due, sono tutte e due con il filetto. Ho preso questo pesto fresco, delicato, senza aglio. Noi il pesto insomma lo usiamo abbastanza spesso. Poi ho preso questi cubetti di prosciutto cotto, che a mia nipote piace la pasta con il prosciutto cotto e la panna, quindi diciamo qualche volta quando mangia da me glielo faccio volentieri. Ho preso queste zucchine, ne sono quattro, insomma abbastanza grandi. Si possono fare anche ripiene con la carne. Poi ho preso quest'altro pesto, pomodori secchi, e questo qui mediterraneo, tanto per cambiare, diciamo. Anche questo è buono. Le melanzane, due, delle banane, dei finocchi e questi pomodori a grappolo. E la prima busta è finita nell'ambulanza. Qui c'è il prosciutto cotto Ferrarini e qui mi hanno dato 1,62 euro. Questo l'ho preso, dovrei aver preso al banco veramente. Poi ho preso questo salame toscano, molto buono, la burrata, questa ci piace tanto, proprio l'apri, dentro c'è quel burro veramente buono. Poi ho preso una bustina di gnocchi, questi qui grandi, questi normali. Poi ho preso della ricotta. Fior di latte e una mozzarella fresca e pare che esce l'acqua, quindi mi tocca metterla subito in frigorifero. Poi ho preso la gorgonzola con la goccia, che a me piace tanto, ma piace solo a me, quindi la prendo raramente. Poi ho preso il salmone, questo qui scozzese, per fare sempre una pasta, sempre un po' di questo salmone, la panna con le fettuccine, mia nipote ne va matta. Poi ho preso il brie che mi piace molto, il galvanino che piace a mia nipote, le mozzarelle Santa Lucia, qui ce ne dovrebbero essere tre, sì. Qui è tutto bagnato adesso. Poi ho preso questo pesto al pistacchio, non l'ho mai assaggiato, lo volevo provare. E poi qui vediamo cosa c'è. Ah, qui hanno messo proprio bene perché ho preso delle uova e me le hanno messe protette. Ho preso queste 10 uova fresche bio dell'Esselunga sempre. E qui abbiamo finito un'altra busta. Questa è vuota ma piena d'acqua. Ecco qua la terza busta. Allora, qui ho preso delle pizzettine, queste qui rosse che sono buone. Qui ho preso i bauli, comunque tutta la mia spesa, la maggior parte della spesa era tutta in offerta. Questi bauli che sono con la marmellata di albicocche, poi pomodoro, ho preso i Mega Maxi hamburger, no,
i mega maxi hamburger? Dice di sì, insomma, per fare gli hamburger questi. Ho preso la pasta, tutta dell'Esselunga, ho voluto provare. Ho preso questi spaghetti, i fusilli, questi qua, che sono un chilo, i mezzi rigatoni, ho preso le penne rigate, i sedanini, e anche questa busta è andata. Poi abbiamo preso un'altra busta, qui ho comprato la Philadelphia, ho preso questa scatola di kiwi che erano in offerta, sono kiwi bio, ce ne sono tanti, non so quanti kiwi ti ho comprato, Rebecca. Poi ho preso questi dessert, cioccolato e panna. Questi costavano pochissimo. E anche questa busta in vada. Questa è un'altra busta. Ho preso yogurt soffio al caffè, non so. Questo mi sa che non l'abbiamo mai assaggiato. Anche questo, esatto, al caffè. Con questo mi pare che davano i punti fragola e quindi ne ho presi due. Poi ho preso Bontà Divina, questo che mi è piaciuto molto, e me l'hanno mandato questo al cioccolato, dici, vero? E poi il bello è che sia che è buono, ma poi ti rimane anche questa tazzina veramente carina, gli ossi buchi. Sarà da tanto che non li prendevo più e ne ho presi quattro. Ho preso la pancetta a fette, ho preso anche le bistecche di lombo, queste qui confezione dovrebbe essere risparmio, queste sono di maiale però, e una luganica, del parmigiano, i pomodori pachino, che questi sono buonissimi, ho preso quattro carciofi romaneschi. Poi ho preso questi yogurt da bere, uno alla fragola e uno alla pesca, un altro di questi qua, Bontà Divina, ho preso le fragole, ho preso la bottarga sempre per fare una pasta, lo spezzatino, questo è di vitello, sì, penso di farlo con le patate che ci piace. Queste sono le carote, le mele, vediamo un po' queste che mele ho preso, Steyman, Toscana, non so, comunque speriamo siano buone. E penso ho finito anche questa busta, adesso cominciamo con le buste più piccoline. Qui troviamo i stecchini, la birra Poretti, questa l'ho presa per mio marito, un'acqua miscellare perché stava in sconto, 2,99 euro mi pare, una cosa del genere. E qui abbiamo finito, questa è una busta sola sola per il pane. Ho preso questo filone di grano duro. Poi in questa busta, l'avevo già messi al congelatore, ho preso questi cornetti da fare la mattina, che si sono congelati, si scongelano la sera e la mattina, diciamo, li cuocio e mi piacciono tanto. Questi sono vuoti, quindi ci potete mettere poi dentro quello che volete. Io li scongelo. Io li scongelo, ma non lo so, questi sono diversi. Utilizzare un forno ventilato per riscaldare il forno a 180 gradi prima di introdurre il prodotto congelato, non si scongelano. Poi ho preso queste 4 crepe mozzarella e prosciutto cotto, e poi per ultimo ho preso questi sofficini Findus con mozzarella e pomodoro. Con la spesa mi hanno anche regalato le schede da grattare e vedere se riesco a vincere qualche premio, anche perché penso o lo vinco
oggi non lo vinco più perché praticamente scade il 17 febbraio 2021, quindi vediamo insieme se vinco qualcosa. Grattato senza riprendere perché era veramente difficile visto che sto col telefono, la telecamera purtroppo mi si è bloccata, quindi e niente, non ho vinto niente, vedete? Va bene, chissà se faranno qualche altro concorso, magari sarò più fortunata la prossima volta. Niente, neanche su uno sono riuscita a prenderne tre uguali. E vabbè. Questa è stata tutta la mia spesa. Spero che, diciamo, possa aver dato qualche spunto per la vostra spesa futura. E se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i miei social che vi lascio qui magari durante il video. Ciao a tutti!